Anna, cosa hai preso? È oggi stato aperto un fascicolo nei confronti del proprietario dell'auto che ieri ha preso velocità, travolgendo e uccidendo un 80enne sugli scalini di via Margherita. Ferito anche il marito della donna, già dimesso dall'ospedale. La forte mareggiata che si è abbattuta ieri ha provocato danni nelle zone costiere della nostra provincia, a Maganuco, Marina di Modica, ma soprattutto a San Pieri, dove l'irruenza delle onde ha distrutto chalet e sommerso il lungomare pedonale. Stila un preciso cronoprogramma l'assessore alla salute Ruggero Razza in relazione ai prossimi interventi che riguarderanno la sanità in Sicilia. In particolare Razza parla del policlinico di Catania e dell'ospedale nuovo di Ragusa. Al via ieri pomeriggio la 29esima edizione dell'Expo del Pistacchio di Bronte, un appuntamento atteso da produttori e consumatori. La sagra si svolgerà questo fine settimana e il prossimo weekend. Buon pomeriggio ancora, ben trovati a questo nuovo appuntamento con MTG e buon pomeriggio anche a chi ci segue su Facebook. In apertura, lo avete sentito, vi parliamo di cronaca con una coppia di anziani travolta da un'auto che era parcheggiata sugli scalini vicino Villa Margherita nei pressi di Viale del Fante a Ragusa e che per causa in corso di accertamento ha preso velocità uccidendo la donna 80enne. Il marito è stato soltanto sfiorato dall'auto, è stato subito trasferito all'ospedale civile di Ragusa, già dimesso con una prognosi di 25 giorni. La donna invece è morta sul colpo e la procura di Ragusa ha già aperto un fascicolo indagando il proprietario del mezzo per atto dovuto. Sentiamo tutti i dettagli in questo servizio. Proprio mentre una coppia di anziani stava per rientrare a casa ieri sera sulle scale di Villa Margherita a Ragusa, addosso alla donna piomba un'auto che era parcheggiata sugli scalini. L'anziana 80enne è stata presa in pieno, il marito di 86 anni di striscio, tant'è che è già stato dimesso dall'ospedale civile di Ragusa con una prognosi di 25 giorni. Per liberare il corpo della donna finito sotto il mezzo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La procura Iblea ha aperto un fascicolo indagando il proprietario dell'auto. Il PM di turno a Monica Monego nominerà un consulente per eseguire la perizia tecnica al fine di accertare se il freno a mano era innescato e per un malfunzionamento si è disattivato o se il conducente non lo aveva neanche inserito. A seguito della perizia saranno ascritti nel fascicolo i reati ipotizzati a carico dell'indagato. Il ragusano proprietario della Renault Kangoo che ha travolto la donna è stato sentito dalla polizia municipale che ha avviato le indagini coordinate dalla procura. Il pubblico ministero non ha ritenuto disponibile l'autopsia, ma solo un'ispezione cadaverica che ha confermato che l'ottantenne è deceduta a seguito del violento impatto con il veicolo e per le gravi ferite riportate in tutto il corpo. La salma è già stata consegnata alla famiglia. Una forte mareggiata ha colpito ieri le coste orientali della Sicilia e anche quelle costiere del Catanese, del Siracusano, fino alle coste della nostra provincia. Notevoli danni a San Pieri, a Maganuco e a Marina di Modica, dove le onde hanno raggiunto il lungomare pedonale lambendo anche le abitazioni e distruggendo diverse strutture e lidi. Tutti i dettagli nel servizio di Giada Giaquinta. La forte mareggiata che ha colpito ieri le coste orientali della Sicilia ha provocato danni nelle zone costiere di Catania e Siracusa, arrivando fino alle coste della nostra provincia, dove si sono registrati notevoli danni a San Pieri, Maganuco e Marina di Modica. Sin dal primo pomeriggio già le onde avevano divelto passerelle e danneggiato alcune cabine. Come mostrano le immagini, onde altissime hanno raggiunto il lungomare pedonale, lambendo le abitazioni e distruggendo diverse strutture dei lidi. A San Pieri è stato distrutto uno chalet sulla spiaggia, la forza del mare ha distrutto e divelto parte delle panchine in pietra. Sul posto sono intervenuti gli uffici di protezione civile, la polizia locale, i carabinieri e le squadre di operai del comune al fine di transennare il lungomare Miramare. Sul posto anche l'assessore Carpino e dirigenti dell'ufficio tecnico insieme al sindaco di Scicli Enzo Giannone, che ieri aveva lanciato l'allerta su Facebook raccomandando la massima distanza dal lungomare e dalle aree limitrofe ai cittadini.
A Marina di Modica la mareggiata ha spazzato via ombrelloni e sdraio e il sindaco Abate aveva dato il via a un'evacuazione per i residenti fino a 100 metri dal mare. Fortunatamente questa ondata di maltempo si è tradotta solamente in molta paura, alcuni danni materiali ma nessun ferito. A Marina di Ragusa i pompieri del comando provinciale con l'ausilio della protezione civile sono stati impegnati ieri per un paio d'ore con interventi nel recupero di piccoli natanti portati via dalla forza dell'acqua al circolo nautico. Il mare grosso ha provocato una situazione di acqua alta invece nella frazione di Marzamemi, dove le strade si sono allagate come anche alcuni negozi e ristoranti. Non si tratta però di un uragano, come ha precisato anche la capitaneria di Porto di Pozzallo, ma solamente di mare grosso come conseguenza del vento forte di giovedì scorso, i cui 40 nodi hanno creato onde tra un metro e mezzo e due. Ancora la cronaca con una doppia operazione dei carabinieri della compagnia di Modica contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e contro i reati del patrimonio. Tutti i dettagli in questo servizio, oggi in conferenza stampa. Tre pusher sono stati arrestati a Pozzallo dai carabinieri della compagnia di Modica alle prime luci dell'alba di oggi nel corso di un blitz con l'unità antidroga cinofila Auro. La prima perquisizione è stata eseguita nella casa di una coppia di giovani fidanzati, dove in una stanza è stata rinvenuta una busta con 12 grammi di infiorescenze di marijuana. Entrambi sono conosciuti alle forze dell'ordine, sono stati ristretti ai domiciliari, il 27enne Leandro Scolaro e la sua convivente di 28 anni Valeria Viva, per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. In una seconda operazione, i militari dell'arma in un bar di Pozzallo hanno intercettato un pregiudicato di 50 anni, Robertino Garofalo, il quale nel corso della perquisizione è stato trovato con addosso 20 grammi di hashish e diverse buste con 5 grammi di marijuana ciascuna e un coltello di genere vietato intriso di sostanze appena tagliate. Mezzo chilo di marijuana è stato trovato nella sua abitazione e diverse buste di cellophane con centinaia di euro ritenute provento di spaccio di stupefacenti. La droga immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 2.000 euro. Garofalo è stato ristretto nella casa circondariale di Ragusa a disposizione del pubblico ministero di turno Monica Monego. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato nel corso della notte un rumeno di 33 anni incensurato ristretto nel carcere di Ragusa con l'accusa di aver scippato la borsa di una 66enne nel centrale Corso Umberto I. La donna è stata medicata e ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni, mentre il marito 7 giorni. I militari dell'arma hanno trovato il rumeno in possesso della borsa della vittima. Il 33enne deve rispondere di lesioni personali e furto con strappo. E non è in pericolo di vita la bambina di 5 anni e mezzo precipitata dal primo piano di un balcone di un appartamento di via Roma Vittoria. Le sue condizioni di salute sono in via di miglioramento. La bimba era stata ricoverata prima d'urgenza all'ospedale Guzzardi di Vittoria e poi nel reparto dell'ospedale di pediatria dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è arrivata e nell'isoccorso mercoledì pomeriggio con un politrauma e fratture dopo essere stata trattata al trauma center. L'episodio è accaduto 3 giorni fa, oggi però la notizia è che la bambina sta per meglio, quindi le sue condizioni stanno migliorando, e ci sono le indagini in corso da parte dei carabinieri di Vittoria per accertare anche l'eventuale responsabilità dei genitori sull'incidente. Voltiamo pagina, stila un cronoprogramma preciso l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza in relazione ai prossimi interventi che riguardano la sanità in Sicilia. In particolare l'assessore ha parlato del Policlinico di Catania ma anche dell'ospedale nuovo di Ragusa. Facciamo il punto nel servizio di Sara Donzuso. Dalla gestione del rischio infettivo al contenimento delle malattie infettive, ma anche diabete, obesità e la trasformazione neoplastica e chirurgia mini-invasiva e robotica. Questi gli argomenti che gli esperti del settore hanno trattato nel corso del convegno al titolo Ricerca sanitaria, prevenzione nel territorio e attualità nel trattamento di malattie infettive metaboliche e neoplastiche. L'evento si è svolto questa mattina ed è stata un'occasione per annunciare il trasferimento del reparto della clinica chirurgica dal Vittorio Emanuele al Policlinico. Adesso siamo a pieno regime, quindi è un bellissimo reparto, i pazienti sono molto contenti del trattamento, del comfort alberghiero, nonché delle prestazioni sanitarie. Ai lavori ha preso parte anche l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, che ha scandito un dettagliato cronoprogramma su quanto accadrà in Sicilia da qui alle prossime settimane.
questo primo step, a cui seguiranno poi gli ulteriori, penso al San Marco, nel mese di ottobre la posa della prima pietra della nuova torre all'ospedale Garibaldi Centro. C'è un lavoro davvero significativo che nel settore delle infrastrutture sanitarie si sta compiendo. A ottobre apriremo anche l'ospedale di Ragusa, che era stato al centro di alcune difficili iniziative giudiziarie, che ha visto completare un lavoro molto serio da parte dell'azienda sanitaria provinciale, e poi dovremo dedicarci alla programmazione. Penso a Siracusa, che manca di un grande ospedale, penso alla Sicilia occidentale, Palermo in modo particolare, dove a giugno dell'anno prossimo si poserà la prima pietra del centro RIMED dell'ISMET 2. La manomissione delle saracinesche, della rete idrica e il furto delle 6 aste di manovra sono state denunciate dal commissario straordinario del comune di Vittoria Filippo di Spensa. Si tratta di un vergognoso atto ostile nei confronti della città, messaggi mafiosi che rispedisco al mittente. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Carmela Minardo. È talmente vergognosa la storia che vi sto dicendo, di un'inciviltà talmente grave. Perché l'acqua non arrivava nelle case di Vittoria nei giorni scorsi o nelle scuole? Perché qualcuno ha pensato bene di rubare le chiavi dell'acqua dal comune di Vittoria. Tutte le chiavi, tutte le copie delle 6 chiavi che governano l'amministrazione delle acque potabili in città. Esprime la propria indignazione il commissario straordinario del Comune di Vittoria, Filippo Di Spensa, per gli episodi criminali che hanno portato alla manomissione delle saracinesche della rete idrica e al furto delle aste di manovra. Ha voluto incontrare i giornalisti nel luogo simbolo della città, davanti al Teatro Colonna, e per lanciare un ulteriore messaggio di legalità l'ha fatto a margine dei festeggiamenti per il santo patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo. Il luogo dove venivano custodite le aste di manovra non presenta nessun segno di effrazione. Magari ci sarà anche qualche infedele, lo stabilirà la magistratura e la Polizia di Stato a cui abbiamo fatto denuncia. Sull'episodio sta indagando la questura di Ragusa. Il fatto oggettivo è che comunque vengono a mancare 6 chiavi, che sono quelle dei manovratori, le copie di quelle dei manovratori, e che questa coincidenza è quantomeno sospetta. Il fatto che sia mancata l'acqua alternativamente in alcune zone della città in coincidenza con queste sparizioni. Ovviamente, diciamo, poi non possiamo al momento dire nulla se non il fatto di avere ricevuto una denuncia, e che su questo ci sarà un lavoro investigativo per cercare di capire cosa sia effettivamente accaduto e se c'è questa correlazione tra la sparizione di queste chiavi di manovra e il fatto della mancanza dell'acqua in alcune zone della città. Un sabotaggio? Potrebbe essere un sabotaggio, un vero e proprio sabotaggio, potrebbe esserci stato un vero e proprio sabotaggio. Il governo regionale interverrà sulla riforma dei consorzi di bonifica, anziché 2 dovrebbero diventare 5. Le sedi degli enti consortili in Sicilia, è stato l'assessore regionale all'agricoltura di Bandiera ieri a Ragusa a parlare della modifica della riforma. Sentiamo tutti i dettagli in questo servizio. 5 anziché 2. Il governo regionale intende intervenire in questo modo sulla riforma dei consorzi di bonifica nell'isola. Gli enti si occupano principalmente di erogare servizi agli agricoltori. È stato l'assessore all'agricoltura Edi Bandiera intervenuto ieri a Ragusa ad annunciare la modifica della legge regionale varata dal precedente governo, che prevedeva 2 consorzi, uno per la Sicilia occidentale e l'altro per quella orientale. Sui consorzi di bonifica, come è noto, ereditiamo inefficienze, ma soprattutto una situazione debitoria che posso dirvi che per l'intera regione siciliana, tutti i consorzi, abbiamo una situazione debitoria di circa 100 milioni di euro. Chiaramente, prima di intervenire per sanare debiti, così come si faceva nel passato, è in agenda del governo, ma è una cosa molto vicina, quella di procedere a una riforma integrale di questo sistema, perché noi vogliamo restituire i consorzi agli agricoltori, vogliamo chiaramente formulato una proposta di riforma, ed una riforma sicuramente di qualità, a quel punto quindi darla agli agricoltori, liberarla
dei debiti attraverso delle procedure che stiamo mettendo a punto, perché è chiaro che l'acqua è un bene prezioso, è un bene primario per l'agricoltura e per le nostre aziende. Dobbiamo giungere attraverso questa riforma avere nel territorio presidi in grado di gestire questo servizio con criteri di razionalità, efficienza ed economicità. Lavoriamo a questo, lo faremo assieme al Parlamento, perché appunto presenteremo una legge di riforma, c'è grande attenzione attorno a questo tema. Chiaro che è un percorso che parte a breve e che conto possa dare frutti nel giro di qualche mese. L'assessore ha anche parlato della difficile situazione in cui versa il consorzio di bonifica di Ragusa. La situazione di Ragusa è tra le più emergenziali dei consorzi, devo dire che non è che gli altri consorzi stiano molto meglio, ma su Ragusa c'è una particolare situazione debitoria che crea chiaramente problemi che conosciamo. Siamo a conoscenza anche delle vicende legate al bilancio, è chiaro che seguiamo il tutto. Devo dire che anche nel passato, dinanzi all'impossibilità dell'approvazione del bilancio per motivi oggettivi, abbiamo autorizzato le emissioni di ulteriori economie, magari non in saldo ma a conti che si sono spinti fino a oltre l'80%, quindi staremo vicini a questa realtà sicuramente, vedremo di accompagnarla nella possibilità di sistemare i bilanci per quanto possibile nel breve periodo, ma in ogni caso in alternativa e accanto a questo autorizzeremo delle erogazioni per dare sicuramente una boccata d'ossigeno ai lavoratori che certamente non sono i colpevoli di questo stato di cose, ma che tutti purtroppo ereditiamo. Fa ancora discutere la raccolta differenziata modica. I residenti hanno segnalato che i rifiuti non vengono raccolti così come previsti o dai giorni predisposti dall'azienda. E intanto il sindacalista Salvatore Tavolino ha fatto sapere che i netturbini sono in stato di agitazione. Tutti i dettagli nel servizio di Catiuscia Carpentieri. Continua lo stato di agitazione dei circa 90 lavoratori della IGM, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Modica. Alla base ci sono sempre i mancati pagamenti degli stipendi, circa 2 mesi e mezzo, e gli arretrati contrattuali da parte dell'azienda, così come dichiara il sindacalista Salvatore Tavolino. Ogni giorno i lavoratori si estengono 2 ore dal lavoro per riunirsi in assemblea sindacale, dice ancora il segretario, e questo potrebbe causare dei disservizi nella raccolta. Tavolino fa anche sapere che non sono escluse azioni più eclatanti come lo sciopero. Numerose intanto le segnalazioni che ci arrivano in redazione da parte dei residenti di alcuni quartieri più popolosi della Sorda. Si lamenta la mancata raccolta dei rifiuti nei giorni prestabiliti dall'azienda. In molti quartieri i rifiuti restano nei cassonetti causando odori nauseabondi, oltre che la presenza di topi, soprattutto nei cassonetti dell'umido, con conseguenze igienico-sanitarie gravissime. Intanto il sindaco di Modica Ignazio Abate, contattato telefonicamente, fa sapere che non c'è nessun stato di agitazione dei lavoratori dell'IGM e che l'azienda sta facendo di tutto per garantire il servizio. Qualora ci fossero disservizi, Abate tiene a precisare ai residenti che devono rivolgersi e segnalare il tutto all'ufficio ecologia, aperto dal lunedì al venerdì. Ad un mese dall'inizio della raccolta differenziata, aggiunge Abate, il servizio potrebbe avere qualche problema. Attualmente l'azienda, continua il sindaco, si sta concentrando sulla raccolta dei rifiuti delle utenze domestiche. Per il sindaco Abate, in un mese di differenziata, Modica ha già dato i risultati positivi e dunque bisogna pazientare affinché l'azienda possa organizzare al meglio la raccolta, in quanto, ha concluso Abate, si sta adattando rispetto al progetto sulla carta. Consiglio comunale ieri sera a Modica, surrogati e subito dimessi 4 consiglieri di opposizione della 3a, 4a e 5a commissione, approvati a maggioranza il programma delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020 e quello di alienazione del patrimonio del comune di Modica dell'anno 2018, approvato anche lo schema di convenzione per la gestione associata della segretaria comunale tra i comuni di Modica e Acate. A relazionare sul piano triennale delle opere pubbliche è stato l'assessore Linguanti, sono 11 le opere previste nel piano. Blitz dei parlamentari regionali del Movimento 5 Stelle nei cantieri dell'autostrada Siracusa-Gela, nel tratto che da Rosolini conduce a Modica, dove i lavori sono fermi da tempo per ragioni che riguardano da un lato la mancata erogazione dei fondi da parte del Consorzio Autostradale Siciliano e dall'altro le vicende giudiziarie che hanno riguardato una delle 7 delle ditte appaltanti. I deputati regionali del Movimento 5 Stelle, Stefano Accampo e Stefano Zitto, hanno presentato una richiesta di accesso agli atti sullo stato dell'arte dell'opera.
sera. La partenza sarà spostata anche a Roma con i parlamentari Paolo Ficara, Maria Lucia Lorefice, Filippo Scerra, Maria Marzana, Simone Suriano e Pino Pisani per valutare ogni possibile soluzione con i ministeri competenti, finalizzata la ripresa il prima possibile dei lavori di un'infrastruttura fondamentale, si legge nella nota, importantissima e strategica per tutto il territorio della Sicilia sud-orientale. Questa mattina la celebrazione del patrono San Michele Arcangelo, che è appunto patrono della Polizia di Stato, che si è svolta a Vittoria nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. La Santa Messa è stata celebrata dal vescovo della diocesi di Ragusa, Monsignore Carmelo Cutitto, dal cappellano della Polizia di Stato di Ragusa, che è padre Giuseppe Ramondazzo. Dopo la celebrazione eucaristica, cui hanno partecipato le massime cariche civili e militari, il Teatro Vittoria Colonna ha ospitato la cerimonia di consegna degli attestati di riconoscimento per l'ottimo lavoro svolto dei poliziotti in servizio, che si sono particolarmente distinti nello svolgimento del loro dovere. Particolarmente intenso è stato il momento in cui il questore di Ragusa, Salvo La Rosa, ha consegnato un elogio a un giovane 19enne ragusano, Davide Migliorisi, per il meritevole gesto di alto senso civico, consistente nella riconsegna per tramite dei nostri uffici, ha riferito, di un portafoglio contenente una cospicua somma di denaro al proprietario che lo aveva smarrito. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra poco per parlarvi della FAM, la Fiera Agroalimentare Mediterranea. Tra poco. Ancora ben trovati, in apertura di seconda parte vi parliamo della 29esima edizione dell'Expo del Pistacchio di Bronte, un appuntamento atteso da produttori, consumatori, tantissime le persone già presenti al Taglio del Nastro questa mattina. La sagra si svolgerà questo fine settimana e il prossimo weekend. Bagno di folla già all'apertura per la 29esima edizione dell'Expo del Pistacchio di Bronte. Ieri alle 18 il Taglio del Nastro, alla presenza di autorità e dei tanti visitatori desiderosi di gustare le prelibatezze che proprio con il pistacchio vengono preparate. E quest'anno è importante novità per i palati più esigenti. All'Expo partecipano i maestri cioccolattieri di Perugia e di Modica, perché il pistacchio di Bronte e il cioccolato insieme possono accontentare e conquistare davvero tutti. Accanto al primo cittadino, durante il Taglio del Nastro, anche sindaci di paesi limitrofi. Inizia il primo weekend all'insegna, come ha detto benissimo lei, del pistacchio, della sicilianità, della festa e del divertimento. Il pistacchio sicuramente al centro dell'evento, poi non soltanto pistacchio, nel senso anche tanta cultura. È aperta per esempio la nostra prestigiosissima Pinacoteca, grazie ad un accordo che abbiamo fatto con la Proloco locale, che ringrazio, quindi sarà possibile visitare anche la nostra Pinacoteca, quindi non solo pistacchio, tanta cultura e tanto divertimento. Questa 29esima edizione sposa dunque arte, cultura e prodotti tipici a Bronte. Il pistacchio verde di Bronte Dopo fa bella mostra di sé, tanti anche gli spettacoli che accoglieranno al meglio i turisti. Sarà inoltre possibile effettuare visite guidate nei monumenti e presso le aziende di pistacchio. L'Expo si svolgerà questo fine settimana e il prossimo fine settimana. Non si era mai visto nella prima giornata tanta affluenza di gente. Speriamo di essere soddisfacenti nei confronti di chi parteciperà a questa manifestazione con i nostri eventi e con i nuovi prodotti che saranno presenti in questa Expo del Sacro del Pistacchio 2018. In particolare abbiamo quest'anno, oltre al nostro gioiello che è al primo posto, il pistacchio di Bronte Dop, avremo i cioccolatieri di Perugia, avremo il cioccolato di Modica, avremo altri prodotti tipici che sicuramente faranno gola a chi sarà visitatore della nostra città in questi tre giorni della prima settimana e nei secondi tre giorni della prima settimana di ottobre. Dolce tipico di Bronte si chiama Fillette, che cos'è? Sarebbe un dolce tipico nato molti molti anni fa a Bronte. È nato inizialmente semplice, praticamente un impasto di farina, uova, zucchero con l'aggiunta di un pizzico di miele, ed è tipo una brioche però è ancora più soffice. Noi, visto che trattiamo tutto al pistacchio, le abbiamo anche modificato aggiungendo del pistacchio alla farina e così facendo la filletta al pistacchio. E sono tante le coppie in procinto di sposarsi che già da ieri hanno invaso le ciminiere per l'edizione 2018 di Wedding and Living, il salone della sposa e della casa
che richiama a Catania coppie provenienti da tutta la Sicilia e non solo. Il salone sarà aperto fino a domani sera. Novità, glamour, amore. Questi sono alcuni degli ingredienti vincenti all'edizione 2018 di Wedding and Living, inaugurata ieri pomeriggio al centro fieristico Le Ciminiere di Catania. La sesta edizione del Salone della Sposa e della Casa, organizzata da Expo, azienda leader nazionale all'organizzazione di grandi eventi, si svolgerà fino al prossimo 30 settembre. Ed è un vero e proprio viaggio attraverso la tradizione dei matrimoni di tutto il mondo, da Londra a New York, passando per gli Emirati Arabi, valorizzando soprattutto quello che è il Made in Sicily. Ad accogliere all'ingresso tutti gli ospiti il camper dell'amore. Quest'anno a Wedding and Living verranno presentate le tendenze delle Bridal Week di Milano, Barcellona e Parigi. Sono ben 15 le ore di sfilata previste. Quest'anno è una novità assoluta per la Sicilia. Questa manifestazione arriva con diciamo delle carte veramente importanti, dopo le Bridal Wedding di New York, Barcellona e quant'altro. È molto importante perché la nostra terra, tra altre cose, come anticipato dal famoso ormai celebre matrimonio Ferragni-Fedez, è diventata una delle destinazioni per appunto destination wedding più ambite e più volute in tutto il mondo, dagli Stati Uniti a Mosca, dal nord al sud, comunque veramente senza più limiti. E questo per il nostro territorio è molto importante, per tutto il comparto chiaramente, non solo del matrimonio ma anche del turismo, soprattutto per l'incoming veramente specializzato. Un salone dunque come un grande wedding planner, e poi tanti anche i concorsi come Vieni in fiera e vola a Dubai con Fly Dubai, oppure con AA cercasi la coppia perfetta. Sono davvero felice e orgoglioso di poter inaugurare quest'anno questa ennesima edizione di Wedding and Living, ma di farlo da sindaco della città metropolitana, in assoluta sinergia con l'assessorato regionale al turismo, che ha condiviso il percorso imprenditoriale di Expo, che ogni anno regala alla nostra città, alla nostra regione, un evento di valenza nazionale che permette ricadute economiche di grande valenza a tutto il territorio. Ci eravamo dati un grande obiettivo, quella di ampliare la forbice dell'offerta di una manifestazione che è una grande fiera consumer, la più importante in Italia, un salone nazionale, ma che oggi diventa anche un'occasione B2B. Domani avremo la presenza di 10 buyer russi, il wedding tourism, sapete bene che anche il matrimonio ultimo dei Ferragnez è noto, ha candidato alla destinazione Sicilia per essere una delle più celebrate e amate. Non abbiamo nulla da temere rispetto ai nostri competitor italiani come Firenze, Venezia, Roma, ma certamente la Sicilia è un palcoscenico naturale e viene scelta a livello mondiale. Secondo giorno per la 44esima edizione della FAM, oggi tante le scolaresche che sono andate all'Aforo Boario di Ragusa per prendere parte agli eventi dedicati ai piccoli studenti come la Fattoria Didattica. Anche quest'anno, in occasione della 44esima edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea, è stata riproposta la Fattoria Didattica. Le scolaresche hanno potuto vedere da vicino gli animali di bassa corte, ma non solo. Un'occasione anche per conoscere le razze tipiche del territorio ebleo. I piccoli studenti hanno anche potuto assistere ad una lezione sull'educazione alimentare, apprendere tra gioco e didattica informazioni utili a sviluppare sane abitudini alimentari. L'asinello l'avevo visto solo più grande. È veramente una bella iniziativa, il primo anno che vengo, ma è fantastica. Ti hanno dato tante belle informazioni, li ho visti molto interessati anche se piccoli. È un'iniziativa carina, molto istruttiva per i bambini. Avevo un pochino di perplessità questa mattina, però ora ho visto che è stata simpatica, ai bambini è piaciuto e hanno imparato diverse cose, una bella esperienza. Fa conoscere ai bambini la provenienza del formaggio, dei nostri formaggi, e soprattutto i bambini cominciano a gustare quel formaggio che magari prima non hanno mai mangiato, quindi conoscere insieme a tutti i gusti dei formaggi è molto importante, quindi è stata una bella iniziativa. Anche quest'anno voi siete qui presenti con il vostro stand. Noi facciamo conoscere le aziende che da quest'anno si sono unite in rete per poter offrire alle scolaresche e alle famiglie, far conoscere, come dicevo, alle scolaresche e alle famiglie le aziende didattiche della nostra zona. Siamo solamente in 6 in provincia di Ragusa, 8 confacenti la rete, abilitate dall'ispettorato a poter accogliere i bambini e quindi le scuole.
È davvero tutto con questo servizio. Grazie come sempre per averci seguiti fin qui. A tutti voi buon fine settimana.